Allora, eccoci qua, un caro saluto a tutti quanti, ben ritrovati con le nostre live, se mi vedrete su Twitch, oppure naturalmente se lo guarderete questo video su YouTube, ciao. Allora, in realtà qua vi faccio vedere l'inizio che scopro con voi del terzo capitolo di Blood West. Purtroppo mi sono totalmente dimenticato di streamare, di farvi vedere il secondo capitolo e quindi amen, purtroppo è andato. Grande piacere, grande sofferenza, come sempre, i boss finali, soprattutto il boss finale del primo, è stata una rottura di coglioni infinita e quest'ultimo del secondo è stato, diciamo così, l'ho ammazzato al volo. Però per arrivarci è stata veramente molto molto dura. Allora, prima roba da fare, questo è un nostro amico che abbiamo conosciuto nel secondo capitolo. Non riesco a capire cosa sia sta cosa che si accende a caso. Ah, è un'arma. È un'arma. No, un'arma che non vale un cazzo. Però vi faccio vedere invece una cosa veramente figa, anzi, infatti questo gliela vendiamo immediatamente. Ah no, prima roba. Allora, prima cosa che dovete investire, così facciamo anche un po' di tutorial, qualora non abbiate mai fatto nulla di questo gioco. Prima cosa che dovete assolutamente investire è il. Allora, questa bevanda tenetevela sempre, non vendetela mai. Io in realtà ne ho vendute, un fracco e una sporta. E non vendetele, cioè conservatele, cioè almeno. Che ne so, 5, 6 o anche una decina da mettere nel vostro inventario perché poi se non riuscite a sconfiggere il boss nella fase finale diventa una rottura di palle, acquista, insomma, è un casino. Cosa da fare subito? Acquistare la mappa e l'acquistiamo al volo. Ogni zona ha una mappa, senza la mappa non ci capite un cazzo e soprattutto sulla mappa lui vi va. Come dire, ad indicare anche le zone dove dovete andare per risolvere le varie missioni. Se non fate quello, cioè, veramente è caos puro. Ovviamente all'inizio ve ne fregate. Adesso intanto compriamo anche questo. Quest'arma qua, cioè, 26.400. Allora, tenete conto che non sono riuscito a comprarmi le armi top del secondo capitolo. Quindi fate voi comprare un'arma del genere. Però vi dirò che tutte le armi, o quasi, o almeno io devo dire che ne ho trovate tantissime, le trovate disseminate nella mappa, ma sono talmente nascoste in zone molto particolari che dovete andare veramente a botta di culo. Tipo quest'arma qua è fighissima, l'ho trovata per caso, non so nemmeno se era in vendita, quindi addirittura trovate roba super top in giro. Questa probabilmente l'ho appena pagato abbastanza tanto e la troverò tranquillamente in giro, però chi se ne frega. Non potevo non averla. Vediamo intanto questa. È one shot? No, come cazzo. Non capisco che tipo di munizioni ha bisogno. Ammo 1. Powerful rifle. Ah, ma ho capito qual è. Ho capito, capito, capito. Questa qui è l'arma, secondo me, che ha bisogno di questo tipo di. Vedete, secondo me bisogna di questa. Vediamo se è per quest'arma qua. Ah, esatto. Però questa qui. Cioè, te la carico anche, ma francamente la mettiamo via immediatamente perché, cioè. Ciao. Non mi va di sprecare 174 milioni di munizioni. Questa in realtà. Sì, è carina perché rigenera l'HP, quindi buono. Questa è un'arma fenomenale che non è in vendita, l'ho trovata. Praticamente voi la lanciate ed è un'arma fantasma, cioè quindi voi la lanciate, dopo un po' sparisce e vi ricompare in mano, quindi non ha mai esaurimento. Ce n'è un'arma simile con l'arco che però vi consuma vita, invece questa qui un cazzo, cioè proprio track. E via, molto bella, ovviamente non è potentissima e dipende un po' dai nemici che avete, quindi già vi faccio un po' di tutorial anche su questo. Questo qui è un'arma veramente incredibile, questa è un pochino meglio dal punto di vista della distanza, però questa qui veramente fa un fracco di danni. Ce n'era una più figa da acquistare, vabbè, però la scopriremo. Oh, altra cosa, i perk.
Più importante di tutto il resto sono i perk. Ovviamente i perk sono fondamentali nel momento in cui voi andate a, diciamo così, cioè non so, preferite armi da mischia, cioè secondo me le armi da mischia qua dentro funzionano da cani, cioè dovete proprio, cioè morite a cannone. Quindi, non lo so, o riuscite a studiarvela perfettamente con le armi da mischia o rischia di diventare veramente un gioco impossibile. Mentre invece le armi da fuoco avete un ottimo risultato, morite un fracco, una sporta lo stesso, però avrete, cioè, secondo me è un pochino meglio. Tenete conto che questo è tutto quello che potete ottenere, quindi magari una volta chiusa su una perk potete gestirvi un'altra. La cosa secondo me più importante e fondamentale di tutto è questa, cioè la possibilità di aumentare il vostro inventario. Il vostro inventario adesso vi faccio vedere in cosa aumentano in base ai perk, però vuol dire trasportare più roba dai nemici, vuol dire avere più possibilità di portarvi le munizioni, aumenta lo spazio singolo delle munizioni, cioè se per esempio potete portarvi 10 munizioni nello stesso spazio, automaticamente diventa il doppio, o, cioè, o comunque più, no, il doppio no, comunque più spazio ancora, quindi vi aumenta tutta una serie di cose. Ovviamente se scegliete, vabbè, le pistole, robe del genere, questa è fondamentale. Questo vi aumenta le statistiche del vostro personaggio, non potete non averlo, questa non aumenta altro. E una cosa che avevo iniziato a modificare è questa con le armi da lancio, quindi nel mio caso l'ascia. Non escludo sinceramente di potenziarla ancora. Questa qui dell'alcol non me ne frega assolutamente nulla perché io ho tutti gli altri consumabili. Sono talmente pochi che preferisco non usarli. Io i consumi in generale li odio. Cioè, o sono bravo io, o ce la faccio, o butto via il gioco. Me di avere consumabili in continuazione mi fa cagare perché vuol dire cercarli, vuol dire comprarli, poi se non li ritrovo devo andare a farmarli. Cioè, diventa una roba allucinante. Quindi zero. Quindi alcol zero. Questo, vabbè, ovviamente è utilissima, però insomma, vabbè. Qua ottenete un pochino più del loot. Però vabbè, qua solo se fate molto, come dire, molto hide, molto state nascoste, insomma, francamente non me ne frega un cazzo, io entro come un carro armato, non me ne frega nulla, qua anche qui armi melee, io non me ne frego, qua resistenze generali me ne frego anche questo zero me ne fotto, ok, anche qui, insomma, dopo dovete vedere un pochino voi, ad esempio qui ci sono tutta una serie di modifiche, insomma, valutatevela un po' voi. Ecco, qua potrebbe essere interessante, probabilmente, ecco, una roba che si potrebbe fare è questa. Ma sinceramente del ripristino della stamina me ne fotto nulla. Però, vabbè, insomma, vediamo un pochino. Vediamo un pochino, sono un po', non so che cazzo fare. The damage of melee, vedete, però damage of melee, non so. Non lo so, francamente vi dico, non lo so cosa fare. Però facciamo una cosa, vi metto quest'arma qua, così ve la faccio vedere. E andiamo subito a vederci la mappa. Allora, noi adesso dovremmo, vedete, parlare quasi sicuramente. Ma a parte che mi sembra di essere tornato ancora. Sembra ancora la vecchia mappa. No, non ditemelo che è la vecchia mappa. Non ci no, se fosse la vecchia mappa, veramente mi avrei preso per il culo esagerata. No, è questa qua. Vedete, questa qui è la mappa del canyon. Adesso noi andiamo a tirar fuori. Ecco, vedete, questo qua che ci sono qua 19. Ok, se non avessi tutti i potenziamenti, voi avreste tipo 12, una roba del genere, quindi avete anche proprio molta più possibilità. Allora, le armi, allora, altra roba fondamentale, questi sono colpi esplosivi che prendono fuoco, i nemici, teneteli come loro, perché sennò questa mappa del cazzo la mettiamo qua. Vabbè, qua. I colpi esplosivi collezionateli tanto e dopodiché metteteli via. Quindi andate da Muzio Scevola qua, Can We Trade, ve li comprate
e poi li mettete via. Perché molto probabilmente con la battaglia finale questi vi servono, ma non usateli, non sprecateli, perché non ha proprio senso. E soprattutto comprate tutti gli zaini del mondo, perché ovviamente li andrete a sfruttare allegramente. Ecco, altra cosa, colpi come questi sì, tutti gli altri teneteli solo all'inizio, in modo tale da avere qualcosa da sparare con la doppietta qua, ma dopodiché tenetevi solo questi, che sono i colpi standard. Questi magari li comprate, però poi ve ne sbattete il cazzo. Boh, vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire. Noi da qua dobbiamo arrivare qua. E soprattutto sappiate che dove ci sono i letti, questo è interessante, a volte ci sono anche dei luoghi di ristoro. Forse questo è uno, non lo so. Non è sempre detto. Ah, perché se tornate qua potete dormire e ricaricare la vita. Ora, quello che mi manca ancora capire è dov'è l'idolo, quello, probabilmente non c'è qua. E questa cosa. Adesso vi faccio vedere l'arma questa. Ah, ok, perché qua siamo in una safe zone. Guardate. Molto figa. E poi sparisce e ricompare. Non usatela, ecco, non usatela per far questo. Cioè, usatela solo come arma secondaria, quindi tasto destro la lanciate, colpite, via, fuori. Nient'altro, se no diventa very very toast. Che cazzo è? C'ho pure sta merda qua adesso. Queste qua ovviamente sono tutte robe nuove che scopriamo adesso. Ovviamente vedete quanto poca vita mi ha tolto. Cos'è che mi ha dato? Che c'era anche Gold Oil. Ah, poi, voi scegliete di fare quello che volete. Questi qua sono i miei perk. Questo aumenta la mia esperienza del 25%. Quindi per me è fondamentale. Io voglio tutto al massimo. Questo incrementa di 20 l'HP. E rigenera di 1 l'HP per 6 secondi, cioè quindi ale. E questo invece aumenta la resistenza. Questo francamente si potrebbe anche togliere. Ah, si può togliere. Perché c'è stato un problema in cui se eravate feriti non potevate toglierlo. Ecco, questo francamente devo dire lo tolgo molto volentieri. E ne vado a scegliere un altro, perché alcuni purtroppo se iniziate ad essere feriti non vi dà la possibilità di essere sostituito. Vediamo cosa si può aggiungere. Incremento al 15%. Questo qui è molto figo, rigenera di tutto. Direi questo, e questo lo mettiamo qua. Sì, vabbè, questo figo, ma ammazzare solo quello specifico nemico vi dà 50% di esperienza, cioè anche chi se ne frega. Questo è bella perché aumenta la distanza, però francamente per il tipo di arma che ho qua e considerando che voi non vedete una sega, perché il gioco prevede proprio questo, cioè non è che, cioè, prevede proprio che non vediate oltre un tot e quindi è inutile anche andare ad avere 100 milioni di metri in avanti. Però devo dire che il fucile di il Winchester per me è l'arma top. Però questa, come vi ho detto, cioè, cazzo fa 33 di danno, cioè, non c'è proprio storia. Anche perché se cannate a prendere la mira col Winchester, cioè, vabbè che è un po' più veloce anche a ricaricarsi, però boh, questa sinceramente fa più danno, mi piace di più. Qua adesso sto perdendo un attimo di tempo perché poi una volta vista quella zona qua. Ecco, una cosa che si rompe. Eccolo qua, visto.
Vedete, vedete, vedete che ci sono cose in giro. Questa sicuramente, come vi ho già detto, questa ce la terremo. Ecco, come vi dicevo, anche qua inizialmente voi ve ne tenete solo 4 di queste, se non sbaglio, o 3 o 4. Adesso se ne sono 7. E averne 7, considerando che non vi recupera nulla di vita, poi c'è il perk che aumenta quello che recupera a voi, però, cioè, tenete conto che non è roba da poco, insomma. Ecco qua, purtroppo c'è il bleeding se va sotto la stamina di Tot. Dopo si recupera la vita, insomma, c'è tutto. Vedete che 147, 148, adesso pian piano poi si sale, eh. Cioè, avete visto sta cosa? Cioè, oltre questa distanza, cioè che caspita ve ne frega di arrivare, cioè. Ce n'è una super bella che rallenta, il tempo mentre mirate, che è un altro degli attributi che potete fare. Cioè, non so se avete visto sta cosa. Ho consumato zero. Come sapete, non sempre la gente vi dà loot. Questo fa parte un po' del bello e del brutto di questo gioco. Cazzo. Perfetto. Molto bene. Attenzione. Ecco qua sta merda. Allora, prima roba, ricarichiamo. Andiamo a prenderci il bendaggio. Questa roba qua vale davvero un cazzo, quindi vabbè. Questi sono i soliti suggerimenti da leggere. Che sinceramente teneteli solo perché vanno rivenduti, eh. Valgono soldi questi. Adesso probabilmente mi attaccheranno e mi uccideranno male, però ci sono tanti cadaveri. Vabbè, c'è la deduzione della possibilità che quelle merde qua ci attacchino. Non è una considerazione che a me fa sinceramente tanta paura. Questo cosa fa? Niente di importante, venderemo tutto. E ecco, negli ambienti chiusi, francamente, io mi sento più sicuro con questa, che fa 70 danni. Ecco, peccato che non abbiano 3 slot per le armi. Questo tra l'altro è un. Cioè, il cappello così, ok, non si può prendere, ma c'è proprio il cappello che dava veramente delle abilità incredibili, ma era nel capitolo 2. E non so se troveremo tutta la roba che c'era nel capitolo 2 anche nel capitolo 3, però boh. Il gioco in sé, ragazzi, è fantastico, perché c'è quel livello di difficoltà poi.
A parte la soddisfazione di quando sparate, cioè il gioco quando sparate è super figo. E poi questo continuo difficoltà. Allora, ha le stesse sensazioni che provate di quando giocate a un Souls. Cioè, se vi fanno cagare i Souls, non vi piacerà questo, ve lo dico subito. Cioè, morite 100.000 volte e ricominciate 100.000 volte. Cioè, questo è proprio il modo. Che è proprio il modo del gioco di darvi diciamo il suo benvenuto, però dall'altra parte dovete considerare che la soddisfazione di quando riuscite a superare un certo pezzo è impagabile, quindi viene compensata questa cosa. Dopo, chi dice no, per me un videogame deve essere una cosa iper rilassante, per me deve essere non una cosa frustrante, eccetera, eccetera. Ci sta come ragionamento, dopo ognuno la vede un po' come cazzo vuole, però sappiate che, ecco, è fatto con quella logica qua. E ripeto, coi Souls non ha assolutamente nulla a che vedere, zero, ma quel tipo di impostazione sì. Ah, ecco, una cosa, perché magari io ci ho messo un po' e non la sapevo. Quando vedete quelle armi qua, fate sempre tac, unload, così lui vi dà tutti i colpi, sempre premetelo. Magari leggete, voi siete tra quelli che leggete le cose, io no, e di conseguenza, però me ne sono accorto molto tardi, ho venduto tonnellate di armi bruciandomi munizioni e quindi questa cosa non è sana. Altra cosa buona, questo cosa fa? Sì, ok. Questa è merda che si può. Ecco, vedete, per esempio, tutte quelle robe qua, cioè sì, si può tenere, però. A me basta questo e con i boss vi basta e avanza. Tenete anche quella se volete. Queste cose assolutamente inutili. Ecco, si potrebbe già tornare a vendere al nostro amico perché noi siamo arrivati da là. Da qua siamo scesi, siamo andati lì. Adesso però andiamo a farci un giro là, ma anche qua. Poi andiamo a vendere quello che abbiamo e così si continua in modo un po' più tranquillo. Vedete ciò qua, c'è dentro niente. Basti bastardi. E noi tra l'altro, cioè vedete, ci dobbiamo arrivare qua, cioè ci metteremo 1 milione di anni. No. Oh mamma mia, questi qui come cazzo muoiono? Qua sarà un grosso casino, ragazzi. Non so come cazzo muoia. Finché i nemici che non muoiono sono la peste dei videogame. Benissimo. No, sbagliato. Ecco, qua muoio. Ovviamente non posso cambiare
Cioè, se ne stai girato di là, basta. Ehi, minchia, che cazzo è la fiera di questi, oh. No, però. Perfetto. No, mi stavo spostando, non ci credo. Ero contro una cazzo di carovana di merda. Cioè, ma ditemi voi. Cioè, ma si può essere così sfigati? Però, devo dire, tutto sommato, va bene anche così. Vedete che adesso abbiamo raggiunto il coso del perk. E abbiamo nuova arma, assolutamente inutile, peraltro. Nuova arma, assolutamente inutile, ma con un paio di munizioni utili. E a questo punto si potrebbe, come si, non si dovrebbe mai fare, proseguire. Cioè uno dice siamo arrivati qua, andiamo avanti. Dovete più che altro imparare anche i movimenti, è fondamentale imparare i movimenti. Questo è fondamentale, ok, allora adesso qua. Apriamo il nostro qua sistema, questo potremmo anche cacciarla via, un'arma veramente assolutamente inutile. Qua carichiamo qua le pistole che andremo a vendere al mercato nero. Questa è l'arma, sì, però vedete, cioè, bisogna capire quanta troveremo di quella schifezza qua di arma. Vabbè, questa è la nostra che ci portiamo in giro, guai. A buttarla via, qua l'alcol fuori dal cazzo, qua il piattino assolutamente inutile e vedete che già questa è l'arma di cui abbiamo speso più di 1.000 dollari, questo vi ho detto, sicuramente appena la compriamo la troviamo. Cos'è successo? Esatto, però averne una ci stava. Tanto di dollari ce li abbiamo, speriamo di avere un po' più di incremento. Beh, però devo dire tutto sommato. Pizzino anche qua. Dollarozzi. Bel sigaro della vittoria. Può essere che ci sia da saltare e fare il pim pum pam. Gai, gai, gai. Eh no, cioè mi hai fatto fare sta cosa quasi impossibile. Poi non mi regali una minchia, no. Sei proprio una persona orribile. Sì, poi tra l'altro c'era la scala, cioè attenzione. Attenzione al genio. È the genius. No, devo capire come ammazzare la tipa sotto. Che fastidio i miei amici che non muoiono. Cioè, soprattutto. Soprattutto se la becco. Cioè, non so cosa cazzo mi farà. Mi sa che mi pialla via proprio tutto. Però lei è in una zona. Sembra come una zona a parte. Che non è raggiungibile da qua.
Cioè, è proprio confinata dentro. Sì, stai zitto. Devo capire come ucciderlo. Allora, prima roba. Purtroppo non può una rottura di palle, però. Prima roba andiamo a buttar giù. Ah, ma vedete che c'è anche quell'area qua? Ah, tra l'altro, giusto per 99%, beh, lo dico per chi guarderà, prenderò in VR2 Arizona Sunshine 2, che è fenomenale. Che cazzo mi sta colpendo? Ah, figli della merda. No, dai. Oh, sì. Muoio? No, dai, ce l'ho fatta. Senza aver sprecato nulla, tra l'altro. Ah, tra l'altro abbiamo anche i perk. Adesso, allora, facciamo così. Buttiamo giù la roba venduta. Così abbiamo... c'è il letto, dormiamo. Dormire a volte vuol dire cioè che si... c'è un po' di ritorno di nemici. Non tantissimi, però, o nessuno o pochi. E adesso andiamo a vederci anche i perk. Cioè, che cosa potenziarci? Che francamente non so. Allora, prima roba buttiamo giù quello che a noi in questo momento non serve. Quest'arma qua, guai a noi buttarla via. Questa, come vi dicevo, ce la buttiamo qua. Questa qua che fa? Non me ne frega nulla via. Questa, boh, si potrebbe tenere. Ho le chiavi, tenetene sempre perché... Nel primo capitolo c'era una marea di forzieri, mai trovato una chiave. Forse era. No, non so neanche se erano acquistabili, mi sa di no. Non so se poi. Boh, non so. Comunque il terzo capitolo l'hanno appena fatto uscire, quindi non so se poi ci sarà un ritorno al primo, non lo so. Però era strapieno di forzieri e zero chiavi. Invece nel secondo vendevano parecchie chiavi, quindi le ho comprate un po' tutte. Qui vedete che sicuramente c'era. Il fucile, vero? Sì, quello là che ho comprato perché sono un coglione. Questo lo andiamo a vendere, non mi dirà nulla che mi interessa. Questo, ok, questo qui sono colpi interessanti. Minchia, quanto cazzo di spazio vuole, oh. Vabbè, insomma, adesso ce lo organizziamo un attimo. Ma tra l'altro... Ecco, se voi fate doppio clic, poi lui lo spazio, cioè lo spazio viene comunque per fortuna costantemente ampliato, quindi non ve ne crucciate. Questo vendiamo tutto. Vendiamo tutto e basta, il resto siamo a posto così. Quindi veniamo dal tizio. Sì, caro, vendiamo questa qua. Non me ne frega nulla. Vendiamo. Vendiamo. Via. Dente. Consumabili. Ma che cazzo ne... Aggiornami, ma sì, i colpi glieli compro sempre perché vanno sempre bene. E siamo felici, sì, facciamo un pisolo. Facciamo un pisolo, adesso andiamo sui perk perché dobbiamo decidere cosa fare. Dobbiamo decidere cosa fare dei perk. Allora, potrei andare avanti. Ogni uccisione mi risparmia, ma non lo so, francamente. Sì, beh, sicuramente il fatto che i nemici abbiano il 7,5% di possibilità di sbagliare il loro attacco, beh, questo sicuramente potrebbe essere utile. Però... Ecco, allora, avere tutti questi... Incrementi alla resistenza all'acido, fuoco ed esplosione del 55%, quindi
Lato finale, non è male, perché quella roba qua ci ammazza costantemente, cioè proprio ci ammazza costantemente. C'è una minchia da fare, cioè proprio ci ammazza. Però migliorare questo con i Tomahawk non è male. A me piace il Tomahawk. E siccome generalmente faccio cose sciocche, allora facciamo. Dove cazzo è? Ah, costa uno? Ah, scusami. Sì. Costa due? Sì. Cioè, noi adesso abbiamo i Tomahawk che quando li lanciamo già fanno parecchio danno. Avete visto che con un colpo solo fuori, cioè fa il 40% di danno in più. E in più adesso arriva al 30% di distanza in più. Quindi nel fare la cazzata abbiamo fatto una gran cosa. Oltretutto, questo costa 1, il che significa che quando arriviamo a livello 16, cioè arriviamo a livello 17, qui possiamo investirci due, quindi ci porta comunque al 40% di resistenza. Not bad. Credo delle cose migliori, francamente non saprei dirvi. Allora, vediamo intanto dove arriva questa. Sì, mi sembra. Sì, vabbè, cioè, arriva lontano, mi sembra. Arrivi tipo 6 km, ecco. Ah, cazzo, scusate, 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 scusate. Cosa che dobbiamo assolutamente fare. Mettere giù la roba esplosiva. Che non usiamo. Ok. Allora, adesso si va dritti qua. Nella città mineraria. Sì, vabbè, sarà morte sicura. Chissà come cazzo ci arriverò. Però ecco, altra cosa che vi dicevo, che è strafiga di questo gioco, è proprio il concetto di looting, che io adoro nei giochi in generale. Per me il looting è fighissimo, quindi scegliete di esplorare certe zone, ok? Siete strapremiati da tanta roba, compreso anche magari armi uniche. Cioè, non ci credo. Cioè, è stato salvato dal falò. Beh, che mira di merda, però. Ma perché c'ha la mira storta? Cioè. Non so, mi sembra di non aver fatto un buon investimento. Ho come l'impressione di non aver fatto un buon investimento. Merda. È una droga quell'arma qua. È veramente una droga. Però dovrebbero sistemare. Un pelino la mira. E poi, come vedete, una volta imparata come evitarlo, è abbastanza semplice. Disse quello che morirà malissimo.
cazzo. Che cazzo parte 2? Ecco, le mappe sono gigantesche, sempre, tutte le mappe sono assolutamente gigantesche e sono, come vi dicevo, strafighe da visitare perché c'è dentro di tutto. E vi premia tanto, quindi... Ecco, altri perk utili potrebbero essere anche che con il bendaggio vi ripristinate tanta vita. Sì, anche quello è utile effettivamente. Vediamo se arrivo fin là. Ah, sì, quasi. Cioè non ti devi spostare però. Mi sta già facendo venire nervoso. Cazzo sei andato? Non riesco a colpirlo in testa. Invece sì. Ma no, dovete meccanizzare di tutto in quel gioco qua, eh. Imparare a muovervi, volete imparare. Ecco, però ecco, questi personaggi qua hanno quelle munizioni lì, le cagano proprio. Questo è un sigaro, però avrebbero dovuto darmelo. Ecco, se quell'arma lì me la devono da con tanti colpi, quasi quasi un pensiero lo potrei anche fare. Non mi puoi attraversare le pareti però, testa di cazzo. Cioè ci sono gli spiriti che attraversano le pareti, non è questo il caso però. Cioè, va bene che è una roba di fantasia, ma... No? Ah, guarda. Schifezza. Toh, muori, merda. Allora... Ho sentito delle urla, però devo prendermi... Ecco, impariamo, vedete, anche a lanciarlo storto. Oh, quello è cattivo. Quello è molto cattivo. Quindi andiamoci a mettere questo. Cioè, quella doppietta qua, signori, è la doppietta. Non è una doppietta, è la doppietta della vita. Allora, qua si potrebbe andare ad ammazzare questo. Bella questa. Eh sì, ciao. Salutami, assorreta. Qua dobbiamo far così. Aia. Aia, 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 perché mi incastro nella porta? Sì, va tutto bene, va tutto bene. Che cazzo di tragitto fanno? Ok,
Vabbè, però, signori, qua... No, poi aumentare la... l'esperienza, che figata. Cioè, è vero che spreco un perk, però... Questo ci dà... Questo qui dà la resistenza, che però ora che lo togliete, veramente ci mettete una vita, quindi mi sa che... Lo andrò a vendere. Fermo. Oh cazzo. Bella. Scusa. Merda, pensavo fossi morto. Che cazzo. Affanculo. Ok. Niente panico, mi raccomando. Niente. Niente panico. Tra un'arma che ci mette una vita a ricaricare, che come vi dicevo c'è il potenziamento della ricarica, però sinceramente non mi va di mettercelo. Allora, qua ci togliamo il dubbio che ci sia qualcosa da scoprire qua, così poi qui non ci veniamo mai più nella vita. Ah, c'è tanta roba da vedere anche qua. Figa. Eh sì, togliamoci il dubbio di venire anche qua. Poi tanto non ci torniamo più. Però se fai una strada così, vuoi che non ci sia un segreto? E come vi dicevo, il gioco è strapieno di segreti. Ma c'è tipo una quantità che non avete neanche idea. Zone segrete, cioè che bastardi. Beh, però non c'era effettivamente un cazzo qua. Poi si scoprirà che c'erano i super passaggi segreti e io come un coglione non l'ho trovato, però era importante venire lo stesso. Ci siamo tolti il dubbio che non ci sia assolutamente nulla. Comunque, cioè, tra l'altro, cioè, c'è nulla, un cazzo, perché comunque ci ha dato cose molto utili. E comunque siamo ancora a 2 metri da dove siamo partiti. Questo per farvi capire. Questo per farvi capire quanto è figo. Ah, che figata, ragazzi, vi posso annunciare ufficialmente che mi hanno passato il codice redazionale di Rogue Trader e non vedo l'ora di giocarlo. Se vi piace Warhammer, ma soprattutto se vi piacciono i giochi strategici, è un gioco eccezionale. Muori, merda. Ops. Sì, ops, e stavo andando a sbattere contro il coso. Cioè, mi piace quando faccio il figo senza sapere come farlo. Allora, queste qua sopra, allora aspetta, cambiamo arma. Questo qua che si sente è la tizia che è cattivissima. Merda, non ho scaricato tutta quella roba qua, porca tizia qua è veramente cattiva, cazzo. Cioè, voi dite no, è cattiva, ma non è cattiva, no, no, è proprio cattivissima. E dovrei andare a buttare via la roba che ho, eh. Che famo, andiamo a vedere. Vabbè, qua siamo arrivati. Giusto per fare un po' di casino. Eccola qua. Guardate, guardate un suo colpo. Cazzo, perché vieni di qua? Figlio della merda, perché ci sei anche di qua? Ecco, capite. Capite che a volte problemi ci possono essere. Non ho capito come abbia fatto. Cioè, vabbè, se mi incastri di merda. E qua ho iniziato a perdere una marea di. Che il gioco fa così. Iniziate ad avere tutti dei malus che poi volendo potete togliere. Cioè, volendo potete assolutamente togliere, però. Diventa un po' una rottura di coglioni. Qua vendiamo, 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 vendiamo. Questo vi ho detto, non vendeteli, però ovviamente entro certi limiti. Adesso se ne colleziono
100 milioni e mezzo, ovviamente poi si andranno a vendere. Guardate quanta bella roba. Ecco, anche il valore in più sulla roba venduta, cioè il valore in più della roba venduta e spendere meno per la roba da comprare. Altro perk interessante, effettivamente andrebbe valutato anche quello. Vedete, sono tanti, quindi come vi ho già detto, penso almeno una decina di volte, spendete. Cioè, tenetevi quello dell'esperienza. Questo abbiamo detto via. Questo abbiamo detto via. Questo mettiamoli qua. Questi abbiamo detto che li teniamo. Perché no? Questi qua li fondiamo. Benissimo. Questi ovviamente li mettiamo via. E avere una buona collezione di questi ci va bene. Siamo pronti. Ah, poi potete anche autosistemare poi il resto. Ok, ragazzi, adesso si va dritti. Non me ne fotte nulla di quello che c'è intorno. Si va dritti a destinazione. Dritti. Sapete che quando dico una cosa, generalmente faccio esattamente l'opposto. Ma questa volta mi sento no, la cosa curiosa è che non ho fatto passare il tempo, però nel giro di un secondo No, dai, cioè è riuscito a beccare l'anfrattino di merda. Allora, è ovvio che come tutte le persone con problemi come me, essere morto qui vuol dire che devo andare a sapere. Ah, merda, eccoli là. Cazzo fai questo lancia? Cazzo. Qua c'è tanto da raccogliere. Tanti anche gli stronzi che ho ammazzato però. E tra l'altro abbiamo appena, guardate, con l'incremento dell'esperienza, guardate quanta roba siamo già saliti qua. Allora, prima roba qua, andiamo a sistemarci. Sì, lo spazio dell'inventario non è mai abbastanza. Guardate quanto cazzo di vita c'ho, non ho niente di vita, no. Sono praticamente già fottuto, però secondo me la cosa buona è che tutti quelli che mi dovevano cercare sono venuti a cercarmi. Quindi in questa zona qua, se devo morire, ok, ma poi non ci torno più perché, cioè, avremmo trovato tutto il tuttibile. Dai, dacci qualcosa in più, cazzo. Dai, dai, cazzo. Dai, cazzo. Cazzo, cazzo là. Niente, una sega. Allora, apriamo qua e spostiamo il super. Cioè, guardate quanto cazzo porta via un fucile di merda che non vale niente, tra l'altro. Questa è molto bella, eh.
Headshot damage is increased by 20%, non è male, però come vi ho detto, cazzo, avere il recupero dell'HP non è cosa da poco. Avere il doppio recupero vale bene e poi ho già investito su quello, però bello il discorso dell'Ace e visto che ne ho un altro, me lo tengo. A questo punto ha senso tenerlo. Ok, allora Saloon l'abbiamo depredato, quindi mai nella vita ci tornerò. Era importante. Allora, noi siamo praticamente arrivati a metà strada, dobbiamo andare su di qua. Tanto i miei headshot sono già abbastanza funzionali. Ah, qua c'è la chiesa. Generalmente nelle chiese, meno tutte le altre chiese che ho trovato io, c'era da dormire. No, c'è anche la tizia. No, dai. No, non so come uccidere io quella tipa lì. Porca puttana. Ma come faccio ad ucciderla, cazzo? Aspetta un secondo. Può essere che magari che col fuoco me ne muoia? Ma per fortuna! Ah! Quanto sono intelligente, tra l'altro! Sono davvero molto intelligente! Quindi abbiamo un problema. Cioè, no, non abbiamo un problema. Abbiamo fatto una scoperta molto interessante che però... Che cazzo mi sta colpendo? Dove cazzo eri tu, bastardo di merda? Sono a zero vita. Giustamente ho sprecato anche il mio colpo incendiario. No, dobbiamo portarci dietro una certa quantità di colpi. Si spara pure a caso. Ci dobbiamo portare dietro i colpi esplosivi. Penso basti poco, eh. Basti davvero molto poco. Però... muori. Cioè, magari lei gli sparate in testa e dopo un attimo inizia a prendere fuoco e finisce male. Però, mo ve lo dico, ecco. Non sottovalutatela. Non sottovalutate mai la potenza di PlayStation. Ecco, no, questa chiesa è leggermente diversa dalle altre. Oh. Perché generalmente vedete che qua... No, qua generalmente quando si entrava... Ah no, qua... Sì, non così, c'erano i rifugi. E comunque non era infatti questo l'edificio dove dovevamo andare. Ovviamente la soddisfazione di quando sparate in testa a un nemico, ragazzi, non è nemmeno... Non so nemmeno come definirla, cioè proprio vi dà soddisfazione. Beh, ecco, non si può dire che non ci diano quei tonici qua, perché mi riempiono di tonici. Allora, secondo me, ah, vedete, quello è l'edificio.
Facciamo un'eliminazione totale? No. Oh cazzo, io questo non so come ammazzarlo. Cazzo, non so come ammazzarlo quello. Quello è un dito in culo. Non ho mai. Allora, c'era nel secondo capitolo. Cioè, i minchia sono due. Boh, vi ammazza in 2 secondi. Non sono mai nella vita riuscito ad ucciderne uno. A questo, vedete che pian piano sto sommando perk negativi. Non so davvero come fare. Questa cosa mi rende triste, posso dirlo. Increase melee weapon. Melee. No, melee non me ne fotto. Remove all curses on the undead. Ah, vabbè, ok. Fanculo. Vendiamo, vendiamo. Questa no, l'Aces no, mi piace, lo tengo. Tanto che parte la campana. E a questo punto. No, aspetta. Infatti c'ho anche sta roba. Sì, stai zitto. Allora, questo lo dobbiamo vendere. Questo e questo. Ok. E a questo punto dobbiamo iniziare a portarci dietro un set di munizioni esplosive del cazzo. Allora, questo lo portiamo qua. Per adesso portiamocene dietro 19 e allora questo abbiamo detto via qua. E nel tempo andremo a capire in che modo investire. In che modo investire i nostri miserissimi, i nostri miserrimi risparmi. Ah, cazzo, poi dobbiamo tirare giù anche questo. Ah, tra l'altro sono due aces diversi. Sono due aces molto diversi. Cioè, uno vale 40 euro, 40 dollari, l'altro 150. E sono esattamente la stessa cosa. Non lo so, ragazzi, questa cosa mi spaventa un po', francamente. A parte che è passata un'ora, vedete come si quando passa il tempo, quando ci si diverte. Non lo so, non lo so davvero. Che palle. Speriamo che quello, il colpo esplosivo faccia schiattare la schifosa e ammazzi anche quel tipo lì. Non lo so. Vedi che a volte restano un po' a terra, a volte si. Non si capisce molto bene. Questo è un headshot. Mi ha sentito qualcuno? Là, ma chi cazzo sono? Più forte del mondo sono. Sì, quel cimitero qua, io non so come cazzo fare. Allora, facciamo subito il cambio. Carica pure con più calma. Aia. Dai, ricarica! Vabbè, vaffanculo sta merda. Non so come ammazzarli questi qua. Allora, c'è da dire che non gli ho sparato tantissimo, eh.
Poi mi sono spaventato perché sono pavido. Però che cazzo. Questa cosa mi getta veramente nello sconforto più totale, nella disperation. No, vabbè, teniamo già su l'altra perché sennò stiamo qua 10 anni a ricaricare la merda. Allora, o ci riprovo. O ci riprovo o corro. Si potrebbe anche correre. Però volevo anche capire come ammazzarli questi bastardi. Sono morto. Puttana la Eva Troia, bastarda stronza di merda. Non so come fare. Non so come fare. Ovviamente aggiungiamo sempre più perk negativi. Allora tolgo questo. Non me ne fotto. No. No. Non me ne fotto, corro e basta. Vada via il culo. Come si dice dalle mie parti. Problema è che non c'è un pistolero, c'è figa, ce ne sono due. E questi tre colpi assestati vuol dire che io me ne vado al creatore. Porca puttana. Ma se io lo lancio, perché non fa la direzione? E vacca puttana. Dà soddisfazione, devo spostarmi. No, devo andare a leggere come cazzo si fa. Cioè, tra l'altro questo gioco qua, cioè, lo gioco probabilmente solo io e chi l'ha sviluppato, che comunque, adesso scherzi a parte, è veramente una gran figata. Me l'hanno passato per una recensione e confesso che dopo essere morto 14.000 volte ho detto, boh, questo gioco qui per me fa veramente cagare il cazzo. No, no, no. Ciao. No, dai, che cazzo di cattiveria di merda è? Siete dei bastardi. Non era questo, immagino. Ma no, dai, che cazzo c'è qua dentro? Di tutto, cioè, di tutto. Di tutto. Che cazzo devo cercare poi, bastardo? An old artifact belonging to the undead is hidden somewhere in the nearby town, with you. I must find it. Porca puttana. Allora, quello che posso dire però è che 99,99% c'è un passaggio da un'altra parte che conduce lì nella chiesetta. Questo è l'unica cosa di conforto che riesce a. Vacca puttana.
Quindi dovrò andare in giro. Devo andare in giro a cercare, che palle. Ah, guardate che qualcuno là in alto. Avete visto che lassù qualcuno. Aia. Cambia arma. Albero salvavita. Aia. Vabbè, però. Cazzo sei io? Dovrò andare oltre la chiesetta. O fare come quelli che cercano su internet. Ah, tra l'altro avete visto che c'è... No. Gold! No, vacca puttana, merda, figa! Che coglioni! Tana. Oh cazzo. E qua come ne esco? Oh dai, cioè... No, è stata una bella idea. Tana. E si incasta con... No, vaffanculo, vai. Dico una cosa brutta. Porca di quella troia. Vacca puttana. Ce li ho piantato nei coglioni. Però è più o meno l'effetto che mi stanno facendo a me. Cadavere sbagliato. Mamma mia, cosa stavo per fare? Tante ali di pipistrello. Vaffanculo, vai.
No, no, no. Tizia cattiva. No, bastardo. No, no, no. Eh no, cioè, mettici ancora un po' a ricaricare, eh. Intanto sono morto 10 volte. Iaiaiaia. E vaffanculo. Vabbè, ragazzi, sono passate 1 ora e 1 quarto. Direi che possiamo anche mollare. Per chi lo rivedrà comunque su YouTube. Naturalmente questo è il capitolo 3 di Bloodwest, gioco super top, ma tornerò molto molto presto con invece Rogue Trader di Warhammer 40.000, perché chi ama Hulk, quelli di Pathfinder, e ama un po' il mondo di Warhammer, che non è proprio il mio caso, però mi piace come gioco Rogue Trader. Ne riparleremo veramente molto presto. Come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio. Se non vi siete ancora iscritti, se volete iscrivervi al mio canale, iscrivetevi, così come su YouTube e tutto il resto. Vi voglio molto bene. Alla prossima e ciao!